Patatini e patatine, finalmente riesco a fare anche questo video. In questo video voglio farvi vedere un sacco di cose che ho acquistato, tra saldi e mica saldi, insomma ho fatto un po' razzia di cose. Inizio che veramente ho preso un sacco di cagatine e non. Sono andata da MAC due volte, ho preso due volte qualcosina. Sono andata da H&M a Milano e ho preso qualcosina, insomma sono andata un po' ovunque, Yankee Candle, adesso vi faccio vedere tutto. In più volevo inserirvi anche i maglioni che avevo scelto, dato che vi faccio vedere anche i vestiti che avevo scelto da Choices e un altro sito che non mi ricordo, però comunque ve lo scrivo nell'info box e se riesco anche qui sul video, insomma, mentre ve li mostro, se magari non mi ricordo da quale sito vengono. Inizierei subito con MAC perché insomma qui sono andata due volte, ancora ho la mia lista MAC da prendere che piano piano riuscirò a fare, a smaltire. La prima volta ho preso queste tre cose. Ho preso questo blush di nome Mocha, che è veramente molto molto bello. Il negozio sembrava più Malva, perché comunque le luci che hanno lì diciamo che sfalsano un po' il colore come poi nella realtà. È un rosa antico molto molto scuro, strabello, mi piace un bordello davvero. E però ancora non l'ho usato sulle guance perché io tengo tutto nei pacchettini fino a che non faccio il video e poi non li utilizzo. Però ho provato questo rossetto che è Kinda Sexy. L'ho provato e devo dire che non mi piace tantissimo come mi sta. Pensavo fosse un pelo più portabile per me, però è davvero troppo aranciato per il mio incarnato e per i miei denti, insomma, non lega tanto tanto bene. Non lo so, non me lo vedo bene bene bene. Pensavo fosse un simil Velvet Teddy, però invece è molto più aranciato di Velvet Teddy. Però Kinda Sexy, anche questo, è strafamoso, stra adorato da tante persone. Ad esempio l'ha provato Giulia e Giulia veramente stava da Dio con Kinda Sexy. La stessa sera l'ho provato io, non mi piaceva tanto, era davvero troppo aranciato. Poi magari anche per il trucco che avevo non mi stava bene. Magari provandolo con un trucco che lega già di più con l'arancione, forse mi starà meglio. Poi ho ripreso, vabbè non ve lo faccio vedere, il Pro Longwear Concealer nella tonalità NV15, come quell'altro. L'altro lo stavo iniziando a usare veramente poco poco, nonostante sia il mio correttore preferito. È veramente un correttore con i controcavoli. E non lo stavo più usando per paura di finirlo, così ho detto, senti, me lo compro un altro, così l'altro lo riprendo ad utilizzare e sono stracontenta di questo. La seconda volta che sono andata con Giulia ho preso questo pennello che bramavo da tantissimo tempo e non vedo l'ora di utilizzare. Questo qua è il 212, è un flat ed è veramente stramorbido. A parte questo, le setole sono stracompatte ma allo stesso tempo morbide e non vedo l'ora di utilizzare perché in molti tutorial l'ho visto utilizzare appena sotto il sopracciglio per illuminarlo o per correggerlo dall'imperfezione, insomma per definire meglio il sopracciglio come faccio io sempre con l'highlighting, col correttore, oppure per applicare l'ombretto nella rima inferiore esterna dell'occhio. Veramente appena l'ho visto e mi sono ricordata dei video in cui le ragazze lo utilizzavano, ho detto no, lo devo avere. Poi ho acquistato per la mia amica il gel per le sopracciglia della mia stessa colorazione, Deep Dark Brunette. Poi mi sono fatta dare un campioncino di un pigmento viola che la ragazza però non mi ha scritto il nome, quindi non so che colore è il nome del colore, ma un bel viola perlato. E ho acquistato, ovviamente, perché tutte le volte che vado da MAC almeno un rossetto lo devo acquistare, stavolta ho preso Snob, che non è un matte, ahimè, però mi è piaciuta talmente tanto la colorazione, questo qua è un satin, mi è piaciuta talmente tanto che la volevo provare, nonostante comunque io sia un amante dei matte. Non ha quel finish troppo cremoso che magari tende a levarsi, a sbiadirsi subito. Andrea invece mi ha regalato, dovevano arrivare prima di Natale, però ovviamente eBay e le sue tempistiche sono sempre lunghe, i Kigurumi! Siccome gli è talmente piaciuto quello di Stitch, che vi allego qui la foto, ve l'ho già fatto vedere anche su Instagram, a parte che io mi sono innamorata dei Kigurumi, non riesco più ad utilizzare i pigiami normali, cioè davvero, poi sono stramorbidi, tengono caldo, neanche troppo se hai caldo. Poi hanno la cerniera sul retro per fare i bisognini, quindi non sono neanche scomodi da utilizzare, non ti devi spogliare tutta. Farò fatica a farvelo vedere, però ancora non l'ho indossato. Quello dello stregatto, che ha la faccia dello stregatto come cappuccio, è veramente bellissimo. Questo c'è scritto proprio Gloria, unicorno bianco e rosa, che è bellissimo anche questo. Se Andrea si ricorda, qua dietro ha le ali, l'unicorno, e poi ha la coda lunga lunga, e anche lo stregatto ha la coda, se riesco a farvelo vedere, ha la coda fatta così, proprio da stregatto. E se riesco ad avere il nome del venditore di eBay ve lo metto nell'info box. Poi da H&M ho fatto veramente razzia di un sacco di cose che vi farò vedere, tra cui questo maglione
che l'ho pagato, mi pare. I maglioni erano scontati al 10 euro. Quest'anno i saldi non mi hanno tanto fatta felice, perché non c'era niente di che. Sapete che io ho la maglionite, quindi sono riuscita almeno a prendere, a vedere i maglioni che mi piacevano. Questo qua è un maglione classico corto, arriva fino a qui, e è un rosa chiaro, un rosa cipria, veramente molto molto chiaro, a maglia larga. Cioè è un maglione semplicissimo, gli altri sono già più di taglia, forma particolari. Infatti il primo che vi faccio vedere è questo qui, che è sempre un rosa però un po' più giallino, tutto peloso con questi peletti. Ha lo scollo a V, questo essendo stralargo, questa qui è una L, l'ho presa apposta larga, l'ho trovata, perché vi cade sulle spalle. Ma io adoro davvero tantissimo i maglioni, le magliette, quelle che lasciano intravedere insomma la spalla. E la cosa bellissima di questo maglione, oltre ad essere stramorbido, è che le maniche sono larghe e leggermente, insomma, neanche tanto corte, arrivano proprio giuste, però sono veramente tanto larghe. Ma la particolarità è che questo maglione è stralungo e ha questi spacchi laterali. Essendo così stralungo, la parte dietro più lunga di quella davanti, lo potete indossare con dei leggings. Quindi adoro e amo alla follia questo maglione, perché lo metto sempre con i leggings e mi piace tantissimo. È molto sexy, poi con tipo i Similag o anche solo i Dr. Martin, sta strabene. Poi ho preso questi jeans a vita alta. Mi è fatto strano trovare finalmente dei jeans a vita alta in Italia da H&M, perché come sapete di solito li trovo sui siti con cui collaboro. Purtroppo i jeans è sempre un po' un casino ordinarli, perché nonostante io sia molto 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 pignola nelle taglie, quindi mi misuro sempre, mi tengo sempre il post-it con tutte le misure quando vado a ordinare i vestiti, sto tanto tanto attenta alle misure in modo che non butto via insomma le collaborazioni, mi prendo i vestiti che mi stanno davvero, e ho sempre tentato e cercato di prendere i jeans che mi stessero bene, nonostante le taglie dei jeans fossero sempre molto molto piccoli. Quindi ce li ho, li utilizzo, ma mi fanno effetto insaccato, cioè davvero sono molto molto stretti. Trovarli dei H&M e poterli provare prima di acquistare per me è stato tipo una manna dal cielo, e quando ho trovato questi ho urlato, cioè bellissimi davvero. Questi qua sono grigi, un grigio sporco, sono rimasti così come sono, neanche in vita si sono allargati troppo. Comunque io ho preso una 42 e davvero mi stanno a pennello, sembrano cuciti sopra di me. E la cosa bella, finalmente, perché i jeans dei cinesi hanno il coso, come si chiama? Purtroppo li fanno sempre corti, quindi mi arrivano sopra la caviglia, proprio stile acqua in casa, e non mi piacevano tanto. Dovevo sempre indossarli magari o farli il risvoltino, o se no indossarli con degli stivaletti che coprivano la parte corta del jeans, quindi dovevo fare in questo modo. Ma così almeno posso permettermi di utilizzarli anche con le Creepers o con comunque delle sneakers basse e avere il jeans che mi copre finalmente la caviglia. Poi sono andata da Yamamay, che mi servivano due reggiseni, e uno ce l'ho su, quindi non mi sembra il caso di farvelo vedere, e anche questi scontati, e l'altro è questo qua con la parte in pizzo sopra e la parte tipo simil raso sotto. Sempre da H&M ho preso questa maglietta, che pure questa era scontata, mi pare di averla pagata 7 euro. È una di quelle magliette veramente molto molto basic, e questa qua è bordeaux e l'ho già rovinata, come potete notare è bucata, perché un braccialetto, sapete quelli con le pietruzze, aveva il dentino fuori e io ho fatto tipo così e mi ha tirato tutto il filo e me la sono già bucata, rovinata. Mi scazza sta cosa, perché mi piaceva un sacco questa maglietta, però anche se rovinata chi se ne frega, io la continuerò ad utilizzare, tanto ha già questo aspetto trasandato di sé la maglietta, quindi anche se c'ha un buchino sembra magari fatto apposta. Questa è veramente molto molto trasparente e la consiglio con sotto una canottiera. Sempre da H&M questo pacco di calze, quelle tipo parigine insomma, che vanno sopra il ginocchio. Queste ancora non le ho utilizzate, parigine così soffici non le ho mai viste, sono proprio quel cotone morbidissimo, anche questo stile kigurumi. Sempre da H&M ho preso questa tazza, non potevo non prenderla, è fatta di plastica e sembra quelle tazze proprio stile Arnold o Starbucks, con la clip per aprire e chiudere il buchino per bere. Alla Rinascente la mia mamma si è presa un paio di calze, e già che c'ero me le ho prese, me le sono prese anch'io. Questi qua sono dei collant normalissimi, 15 denari, stra leggeri, e non ce li avevo e mi serviva. Ritornando a H&M ho preso queste agendine, questa che ha praticamente profilini dorati, bellissima, con tutta la stampa dei fiori viola e bianchi. E poi queste tre agendine, che anche queste strabelle, cioè tipo varie stampe, non vedo l'ora di utilizzarle. Ho preso da Maison du Monde questa tazza che avevo già cromata, ce l'avevo già cromata, non avevo già cromata,
e mi è piaciuta talmente tanto che ho visto questa. Già l'altra volta non l'avevo presa perché l'ho pagata 6 euro, tra l'altro non costa neanche tanto volendo guardare, e è bellissima perché sembra un cupcake, ha questo tappino che voi mettete la vostra bustina in infusione nell'acqua bollente e lo tenete in caldo fino a quando poi non andate a bere, che togliete il tappino e bevete, e ha questa forma di cupcake bellissima. In più ho preso anche questa tazza che c'è scritto Wishing Love Dreams Festive, ha questa piuma, anche questa in oro cromato, tutte le scritte con font differenti, sempre da Maison du Monde, molto molto bella. Poi non vorrei dimenticarmi le cose, ah sì, vabbè, c'è tutto questo nuovo ambaradam, poi vi farò vedere nel video del room tour più avanti. E poi da Yankee Candle ho preso Snowflake Cookie, che l'ho pagata veramente una stronzata. Avevo detto che le fragranze dolci non mi piacevano, però mi sono ricreduta, insomma, perché questa qui mi piace davvero tanto, non è stucchevole come marshmallow, come Fire Treat Seeds, insomma, adesso non mi ricordo come si chiama, quella lì davvero mi ha nauseata, però mi sa che è solo quella che mi ha fatto schifo, perché era davvero troppo dolce. Questa qui non lo so, mi piace un sacco, poi mi piace anche il packaging, il colore della candela che ci sta davvero da Dio con questo, in questo angolino. Da The Balm mi sono arrivate tutte queste cosine qui, tra cui alcune che ho già e sono contentissima che me le abbiano rimandate perché le stavo finendo. Mi hanno mandato questo rossetto che è della linea The Balm Girls nella tonalità I'm a Good Kisser. Oh, questo è un bel rosa, molto aranciato, davvero molto molto bello, spero mi stia bene anche questo. Ovviamente se non chiamo Andrea mentre giro un video non è Andrea. Poi mi hanno mandato Frat Boy, che vi dicevo che già ce l'ho e lo stavo finendo, è quello che utilizzo di più. Tra tutti quelli che mi avevano mandato era il rosa più chiaro e che stava meglio col mio incarnato. Poi il mio amatissimo, chi non lo sa veramente che questo è il mio illuminante preferito, il Mary Lumanizer, e sono strafelice di avere un secondo Mary Lumanizer. Hanno cambiato il packaging, il mio non è così, no, è cambiato completamente. Ha lo specchio di quel vecchio Mary Lumanizer, del vecchio Mary Lumanizer, come vedete più piccolo, e questo comprende tutto la confezione. Felicissima perché questo stavo già iniziando a farci il buco, e almeno ho tipo la scorta, perché io lo adoro questo illuminante, veramente il mio preferito. Poi mi hanno mandato questo che è un lip gloss che ho provato prima, mi è rimasto infatti il residuo perché l'ho tolto con la velina, perché ultimamente ho notato, insomma, che i gloss lucidi di colori potenti tipo rosso, così, con questi capelli non mi stanno bene. Questo qua è il Pretty Smart della colorazione Vavavoom, come potete vedere di questa colorazione qua non cambia assolutamente niente. Poi mi hanno mandato l'altro What's Your Type, questo qua è... non riesco mai a capire che differenza c'è, ma cambia tipo l'omaccione che c'è nel packaging, e cambia anche il mascara, infatti questo è differente da quello che ho io. E vabbè, non vedo l'ora di provare anche questo, non ve lo apro perché non voglio che entri l'aria e poi si secchi. Mi hanno mandato l'Instain Spring Fate, è il Long Wearing Blush, e questo qua ha all'interno il disegno del piede pull, infatti ho pensato subito a Cindy quando ho visto il piede pull e poi il colore è proprio un color rosa malva, anche questo strabello, strapigmentato, assomiglia davvero tanto a quello che abbiamo sbocciato prima di MAC. Bene, poi mi hanno mandato la Balm Jovi, che non ho mai provato, l'interno è fatta così, questa l'avevo vista da Carlotta, da Cheryl, il Pandemonium, e ha dei colori davvero molto belli, cioè appena sbocciato metallica e ha una scrivenza pazzesca, ma che roba, no vabbè, proviamo le Zeppelin, no, non parole, questa scrive molto di più di quell'altra che era la Balm Voyage, se non sbaglio, quella che mi ha mandato l'altro anno, sì. Poi la How About Them Apples, che questa è una specie di palette, sono tutti blush in crema, esatto, io pensavo fossero in polvere, con questo mega specchio, comodo cavolo, però c'è uno che è brillantinato e gli altri sembrano tutti matte, con tutti sti figaccioni rappresentati. Da Makeup Eraser, che è un brand che non avevo mai sentito, mi ha contattata su Facebook, ciao, su Instagram, e mi hanno chiesto se volevo provare questa, praticamente è una salvietta struccante, tu anziché utilizzare le salviette utilizzi sempre questo panno in microfibra, che è la stessa cosa delle coperte in microfibra che voi utilizzate per coprirvi d'inverno. Infatti ho detto, caspita, cioè, non so neanche quanto costi, quindi sicuramente non costerà poco, e quindi ho detto, beh, tanto vale che una si taglia un pezzo di coperta e uso come struccante. Nei video fanno vedere, nei tutorial su Instagram, che la bagnano sotto l'acqua e poi si struccano, e per togliere il trucco, in teoria, con l'acqua e sapone e tutto qua. Mi sembra un po', allora,
ovvio, se siete delle ambientaliste risparmiate, perché non andate a comprare cellulosa su cellulosa per struccarvi e prodotti vari, utilizzate semplicemente questo panno e dell'acqua. Quindi io ancora sinceramente non l'ho provata, l'ho tenuta come sempre lì per farvela vedere e poi la proverò e magari vi dirò più avanti se mi piacerà e se è un prodotto valido. Insomma, anche su Instagram ogni tanto vi aggiorno sulle cose che vedo, che provo e vi dico sì, mi piacciono o no, non mi piacciono. Mi sembra una cosa carina, però ho paura che faccia un po' male, non lo so, nel senso, struccarsi il make up comunque magari waterproof così è sempre molto difficile senza prodotti. Questo dicono che solo con l'acqua funziona, ho un po' di terrore perché magari devo starci più tempo a struccarmi e ho paura che magari poi mi si arrossi troppo la pelle o nel contorno occhi. Vi saprò dire. Le ultime cose che ci tenevo sono questi arrivi dai siti. Questo viene da Choice, ne sono sicura, perché ovviamente è passato un po' di tempo, quindi tenerli lì, usarle, lavarle, tutto quanto, sicuramente starò dimenticando qualche altra cosa. Se così fosse ve la infilerò in qualche prossimo video se vi interessa, insomma. Questa è molto bellina, l'ha utilizzata Giulia nel video che abbiamo fatto insieme e gli stava tra l'altro benissimo. L'unica cosa che lei, essendo più alta di me, gli andava un po' corta e sinceramente mi va anche un po' corta a me, perché in effetti non è tanto lunga. Cioè, se utilizzate i jeans a vita alta come me è perfetta, perché infilate magari la parte davanti nel jeans o la tenete semplicemente fuori e arriva proprio quasi a filo, un po' più in basso della vita. Poi questa qua che ho già utilizzato un sacco di volte, che ho già lavato e purtroppo l'ho lavata anche con un capo rosso e me l'ha colorata, era bella bianca, è diventata tipo un rosa, non so, qua sembra più rosa, là sembra più bianco, grigio, però fidatevi, dal vivo è più rosa, più violetto anzi. Questa è molto bella perché è tipo sfumata col grigio scuro, tutta pelosa fino in fondo, e anche questa stra fluffy, morbida. Questa che sembra molto morbida ma è più dura rispetto alle altre, infatti l'ho utilizzata solo una volta perché questa mi dà un po' più fastidio delle altre, però sembrate Bigfoot con questa, ma a me piacciono i maglioni quelli dove sembrate veramente Bigfoot o quelli larghi, stramorbidi. Io vado matta, ripeto, la maglionite, quindi non giudicatemi. Questa che ancora non ho utilizzato ha questa retina morbidissima che cade praticamente sulle spalle nella parte dietro della schiena, e il resto invece è un maglione semplicissimo. Più che maglione è un tessuto, è lo stesso tessuto e fuori col doppio tessuto peloso, quindi non riscalderà mi sa tanto. Poi questi leggings che ahimè sono stati cuciti veramente male, perché uno di queste di questi lacci sono stati cuciti al contrario, questi, e quindi non li posso chiudere con la fibbiettina, cioè veramente una cosa stupidissima se ci pensate, cioè chi li ha cuciti veramente era ubriaco, era cieco. E questi sono fatti con questo mega elasticone che arriva a vita alta e sono veramente molto molto belli. Mi spiace davvero per questo pezzo che si vede che è montato al contrario, e sono di cotone normalissimo elasticizzato. E per ultimo questo che è un giubbotto, una giacca di jeans pelosissima, e questa è veramente tutta pelosa e morbida. Questa tiene stracaldo, però l'ho lavata perché puzzava d'acrilico in una maniera assurda tra tutti gli altri capi, e questo cappuccio è diventato più giallo, era bianco. Io veramente a volte infilo le cose nella lavatrice e faccio danni, però chi se ne frega, tanto mi piace lo stesso. E tra l'altro sembra fatta apposta, quindi questo contrasto. E questo è fatto veramente così, è molto largo, questo mi pare che ho preso la XXL, la più larga, perché a me piacciono i giubbotti belli larghi. Da Blippo invece mi è arrivata la Kawaii Box del mese di dicembre, infatti sono tutte cose pucciose per l'agenda e natalizie. Non molto natalizie all'interno della Kawaii Box, però molto puccioso è questo squash, mi pare si chiama, comunque queste cose, questi portachiavi insomma o antistress morbidosi a forma di come si chiama, ciambella col buco, adesso non mi ricordo come si chiama questa forma particolare a fiore, e con le codette finte, tutta morbidosa. Questa qua è davvero bellissima, infatti la tengo qua, non la utilizzo come portachiavi perché non voglio che si rovini. Poi c'era quest'altro portachiavi di questo coniglietto rosa, di questo coniglietto azzurro Tiffany strafigo. Un sacco di cosine veramente pucciose, cioè tutte cose kawaii. E ci sono questi biscotti, cioè qua mi hanno pensato, questa box veramente l'hanno fatta solo per me. Questi biscotti di cioccolato bianco e cioccolato nero a forma di panda, e all'inizio non mi fidavo a mangiarli, però io e Giulia ci siamo prese coraggio e li abbiamo mangiati e sono
buonissimi. Questa cornoncina molto quimby makeup, perché quando l'ho provata lei era proprio sua. Questa pochettina è tutta morbida, con i colori del tipo arcobalenosa. Questa che è favolosa, ha una forbice a forma di Hello Kitty. Per le unghie invece tutti questi cuoricini azzurri. Poi ci sono questi cartoncini dell'omino di pan di zenzero. Questi Christmas stickers che sono favolosi. I babbo natalini, i cuoricini come scritto Merry Christmas, l'alberino. Una letterina che potete utilizzare per qualcuno di speciale, tenervela vuota per voi se siete delle cartopazze. E c'è questo pedobir disegnato. Questo block notes a forma di metà cuore. E per ultimo, se non ho utilizzato qualcos'altro all'interno che l'ho magari sparso in giro, questo set di cancellerie, insomma, queste gomme a forma di cose natalizie e queste matite, che anche queste non vedo l'ora di inserire lì nel portapenne. Questo era tutto, patatine e patatine. Spero di non aver dimenticato niente, vi sto guardando in giro, ma vabbè, se così fosse farò un altro video haul se non vi scazzano, insomma. Spero che questo vi sia piaciuto, vi lascio tutto nell'info box. Se avete domande, qualsiasi cosa, insomma, chiedetemelo. Una cosa che sicuramente mi chiederete è in quanto tempo è arrivato. Questo ci ha messo 2 settimane. Va bene, questo è tutto, io vi mando un grosso mega iper bacione, un mega abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini.